Salve a tutti. Nello scorso episodio abbiamo potuto assistere al primo provino da parte di Simone Crispo, un noto influencer molto famoso nel panorama calcistico. Nella terza giornata di campionato però l'MSP non è riuscito a strappare punti. Un attacco ancora secco di gol per Samuel e compagni. Quando si sbloccherà la situazione? Scopriamolo. Questa partita, diciamo, con una serie di risultati non in campionato non positivi, veniamo da due sconfitte, l'ultima in casa direi meritatamente, soprattutto per non aver avuto l'atteggiamento già dall'inizio consone a un livello di campionato dove invece siamo tenuti a fare e a giocare. Io mi ero raccomandato, perché comunque giocavo anche una squadra che al momento non aveva fatto punti, che sarebbe stato difficilissimo perché comunque hanno giocatori di qualità, ma purtroppo questa volta abbiamo proprio defettato sotto l'aspetto mentale dall'inizio e abbiamo fatto fatica ad entrare in partita, anche se verso più o meno metà del primo tempo, dove un po' ci eravamo registrati cambiando un po' modulo, abbiamo avuto anche la palla, secondo me, clamorosa. Per pareggiare andavamo 1-1 e non so se poi sarebbe cambiato qualcosa o no. Però i fatti rimangono questi, che abbiamo perso 2-0 in casa, rimangono che abbiamo fatto un punto in tre partite, quindi è una partita complicata, difficile. Loro è una squadra, secondo me, attrezzata molto bene. Dopo aver vinto la prima categoria, ha inserito fuori quota molto bravi i giocatori giusti nei ruoli dove secondo loro dovevano migliorare. Ha già 6 punti contro l'uno nostro e quindi diventa una partita, non dico già fondamentale, ma sicuramente dobbiamo far punti. Signori, ci siamo, oggi è nuovamente domenica, quarta giornata di campionato per noi, non un buonissimo inizio di campionato. Purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà che abbiamo cercato e stiamo cercando di risolvere in questo primissimo inizio di campionato, non un inizio di quelli sperati, signori. Ma va bene così perché fa tutto parte del percorso. Oggi stiamo andando ad affrontare una squadra di Bologna, ovvero il Felsina, che è stato neopromosso quest'anno. Tra l'altro il nostro carissimo Luca Gogliormella ancora non ha siglato la sua prima rete in stagione. Diciamo che tutto l'attacco in queste tre partite non ha girato benissimo. Speriamo che oggi possa essere quel giorno e speriamo che oggi il nostro reparto d'attacco assieme al nostro centrocampo, nostra difesa, possono fare una grandissima prestazione. Veniamo, come vi ho già detto, da due sconfitte di fila. Oggi sarà un giorno di prova, un giorno di test per riuscire a reagire e riuscire a farci sentire in campionato, perché ci siamo anche noi. Abbiamo cambiato la rosa rispetto all'anno scorso, abbiamo cambiato gli interpreti e quindi dobbiamo cercare di fare meglio, perché siamo i forti dell'anno scorso e lo dobbiamo dimostrare sul campo. Adesso stiamo andando direzione campo, speriamo bene per noi, vediamo cosa avrà da dire il mister riguardo questa partita. Ripeto, altra domenica, altra battaglia, campionato tosto, speriamo bene per noi e ci vediamo dopo per il discorso del mister. Let's go! Il tema della domenica deve essere chiaro e abbastanza semplice, bisogna rialzare la testa e sappiamo che
per l'obiettivo che è quello di salvarsi, e senza tanti giri di parole bisogna fare dei punti tutte le domeniche più possibili, e oggi non ne abbiamo tanti, quindi non si deve mettere dell'ansia, ma però deve essere una consapevolezza, perché quando dico bisogna fare dei punti sono, possono essere tre, può essere uno, e bisogna avere quella fame e quella voglia di portarli a casa dall'inizio alla fine e in tutti i modi possibili che la partita ti porta a farli, non in un solo modo. Oggi non me ne frega un cazzo, di solito io sono anche abbastanza paziente nelle scelte, nelle situazioni, nel fare anche i cambi, di aspettare, perché però adesso bisogna svoltare. O dentro o fuori parlo come atteggiamento. Io ragazzi, la cosa che voglio oggi davvero, dobbiamo tirare fuori la testa, perché ce l'abbiamo un po' giù tutti e qualcuno ce la vuole mettere ancora più sotto, e dobbiamo avere la personalità di uscire dal campo con la testa su. Poi abbiamo raccolto il massimo, il minimo, ma bisogna avere quella mentalità lì, senza paura, rispetto ma non paura di nessuno. Forza. Dallo stadio Melotti di Ponte Ronca, un buon pomeriggio da parte di Matosci. È la quarta giornata di campionato, è Felsina contro MSP. MSP che non ha ancora vinto in questo campionato, mentre il Felsina è già a quota 6 punti. Vedremo quindi oggi cosa ci farà vedere questo match. È tutto pronto, padrone di casa sul punto di battuta, Total White per il Felsina. Si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro Alberani, che arriva in questo momento. Buon match a tutti. Caniato, numero 10 del Felsina, prova ad andare con il mancino dentro l'area di rigore. Si è inserito Dozzi, però insiste ancora il Felsina. Grande sovrapposizione, cross basso, Pechini ci mette una pezza, e allora prova a riorganizzarsi l'MSP. Battuto veloce, dorme la difesa giallo-blu. Allora il cross sul primo palo, facile per il numero 1 Pechini. Possibilità per Caniato, ancora il pallone largo per Magli, che mette in mezzo questo pallone sul secondo palo. Salvataggio clamoroso della difesa dell'MSP. Sbaglia il passaggio, ma sbaglia anche Inek. E allora c'è la possibilità per il cross con il mancino da parte di Grande. Si rimane dentro l'area di rigore, mette tutti d'accordo la conclusione di Betti, solo per un attimo però. Pressing asfissiante del Felsina, che ha funzionato per il primo quarto d'ora. Ora vediamo se mette il naso fuori dalla propria metà campo l'MSP. Ancora MSP che prova questa volta un break offensivo. Inek, Gogliormella con il mancino, sempre Gogliormella, parte la conclusione, deviata da parte di Licciardo. 25 minuti sul cronometro, sempre 0-0. Pallone in verticale, forse c'è un fallo, si prosegue però, dice l'arbitro. Parte la conclusione, bella da parte di Dozzi. C'era chiaramente fallo, è uno schema. Vediamo allora il cross con il mancino profondissimo, sarà corner. Parte il cross, che il pallone si spegne addirittura dalla parte opposta del campo. Brecca da parte dell'MSP, Gogliormella, gran giocata, sempre il numero 10, sempre col suo mancino. Subisce un fallo, Gogliormella dimostra di essere in un grande periodo. Parte Inek, non era male. Bertocchi però sembrava essere lì sulla traiettoria. Capitani, Capitani perde il pallone, e allora insiste Dondi. Gogliormella ha provato a servire Licciardo, poi arriva dalla parte opposta addirittura la conclusione da parte di lato corto dell'area. Difende bene l'MSP, campo un po' più stretto del solito. Arrivano anche i due fischi dell'arbitro. 0-0, la prima frazione di gioco tra MSP Felsina. Si scalda anche Samuel. Chissà
se ci sarà spazio anche per lui in questo match. Squadre che hanno fatto il loro ritorno in campo. Si ricomincia quindi con il secondo tempo. Si riparte dallo 0-0 del primo. Non ci sono stati cambi. Ancora prova Frau. Grande palla, interessante. Poi sul secondo palo arriva il cross da parte di Capitani. Ancora Samuel che sta accelerando un po' il riscaldamento. Dovrebbe entrare comunque il numero 6 dell'MSP. Mancano le sue geometrie in mezzo al campo. Panchina anche per Bartolini. Oggi titolare Licciardo. Grande slalom da parte di Satalino. Poi la palla che arriva fuori per la conclusione pazzesca. Ed è un gol pazzesco da parte Bordoni, che indovina l'angolo devastante. La colpita di Piattone. E la messa lì, imparabile per Pechini. 1-0 quindi per il Felsina. Al 60esimo parte addirittura la conclusione. Arriva il cambio, entra quindi Samuel. Oggi con il numero 16. Se ci deve essere sempre per lui nella maglietta. Eccolo qua Samuel con la parabola ad uscire sul secondo palo. Saltano in due, non arriva nessuno. Però sarà ancora rimessa MSP. Samuel. Buona l'apertura. Prova ad andare ancora sul lato corto dell'area di rigore. Pallone sul secondo palo. Viene spizzato però di testa. Prova a pressare Ine che riconquistare il pallone. Non ci riesce. 73 sul cronometro. 1-0 Felsina. Pallone dentro l'area di rigore. Allontana. Poi arriva la conclusione da parte di Zannoni. Facile. Facilissima per Bertocchi. Rilancio profondissimo del numero 1 del Felsina. Direttamente diventa un assist dentro l'area di rigore. Deve uscire Pechini. E poi la palla che finisce in corner. Va Frau col suo mancino. Educato. Il numero 7 però c'è Samuel. È lì che lo chiude. Ma rimane in attacco ancora la squadra di casa. Tanta sostanza oltre che classe quando c'è Samuel in campo. Però decide di scasare così i cordoni ed entrare in area di rigore a seminare il panico. Sempre il Felsina. Parte il cross. La palla che è dentro l'area di rigore. E poi deve uscire Bertocchi. Partella battuta, respinta. Si rimane ancora di là col Felsina. Ancora una giocata importantissima da parte di Cordoni, che ha cambiato il match. Poi Frau sul primo palo. Per ora Cordoni è man of the match, numero 15 del Felsina. Parte il suo mancino Pechini. Aspetta lì. Parte la conclusione. Da dimenticare, c'era anche Sam di fianco a lui. Samuel, gli chiamano l'uomo non soltanto i compagni ma anche i tifosi. Non c'è fallo. Perde allora il contrasto di gioco. Ripartono i padroni di casa quando manca un minuto al 90esimo. E c'è una possibilità gigantesca per Frau, che è dentro l'area di rigore. Frau, parte la conclusione. La palla che accarezza il palo va sul fondo. 92 che scocca in questo momento. Samuel si appoggia con gli Ormella che spara. Ancora grande giocata, attenzione. Pallone che passa, forse c'è stato un tocco di mano. Protesta, l'arbitro fa con ampi gesti no. Parte la rimessa laterale, allontana la difesa del Felsina. Si rimane lì con Samuel. Lontanissimo. Pallone dentro l'area di rigore, facile per Bertocchi. 95esimo in corso. Arrivano i tre fischi dell'arbitro. Vince il Felsina per 1-0 con un gol fantastico da parte di Cordoni. Un saluto e ringraziamento da parte di Ematosci.
Che dire, un'altra partita è andata, purtroppo anche in questa quarta giornata di campionato non siamo riusciti a trovare i tre punti. È veramente un peccato. È un peccato partire così e cercheremo di capire quello che non va, perché è chiaro che c'è più di un problema in squadra e cercheremo di risolverlo. È stato comunque sia una partita equilibrata, perché fino al loro gol, diciamo che di occasioni nitide non ne avevano avute. Abbiamo avuto qualche ripartenza importante e siamo riusciti comunque sì andare davanti alla porta, anche se non abbiamo sfruttato al meglio le nostre occasioni che abbiamo avuto. È un peccato, signori, perché rimaniamo a un punto, la classifica inizia a essere veramente brutta, siamo comunque sia all'inizio, però è chiaro che non potremo usare sempre questa scusa e dobbiamo cercare di correggere tutti quelli che sono i nostri errori e di correggere il tiro in questo campionato, che ormai eravamo partiti con un obiettivo e sicuramente dovremo riavvolgere il nastro per cercare assolutamente di pensare partita per partita e di non pensare ad altre cose. Ragazzi, mi è dispiaciuto veramente tanto, più che altro per me, per la squadra, per tutto e anche per voi, che speravate un campionato diverso da parte nostra. Però ragazzi, ogni squadra, ogni anno la musica cambia e non è sempre lo stesso, quindi sicuramente noi abbiamo intrapreso un percorso molto molto difficile, si è visto in queste partite, e ci rialzeremo e troveremo la forza di allenarci di più e di ritornare con i tre punti e col sorriso. Io credo in questa avventura, io credo nell'MSP come voi credete in noi e vi ringrazio per il sostegno. Anche nei momenti difficili come questi ci vuole tanto sostegno e quindi spero che anche voi ce lo possiate dare. Io vi ringrazio per aver visto un altro episodio dell'MSP, ci vediamo in un prossimo video sul canale. Forza MSP, mai mollare, perché solo chi ha il coraggio di mollare che poi non saprà mai superare le difficoltà. E nella vita bisogna sempre rialzarsi, qualunque cosa succeda. Si cade e ci si rialza, si cade e ci si rialza. Forza MSP, ce la faremo. Let's go.